Google Maps non fornirà più informazioni sul traffico in Ucraina. Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e ogni giorno qui alle 7.30 in questo podcast quotidiano parliamo di un argomento interessante a livello tecnologico. Oggi parliamo di Google Maps perché nel mezzo di questa bufera, di questa guerra quasi mondiale, stiamo vedendo come tante aziende si stanno schierando e stanno decidendo un po' a loro modo di boicottare quella che è lo stato invasore, ovvero la Russia. Il caso di Google Maps però è interessante perché stoppare un servizio come quello di Google Maps è molto importante, ma nella cessione l'attributo del traffico permetterà quindi agli utenti di utilizzare l'applicazione in Ucraina ma non di vedere gli spostamenti. Questo era fondamentale per evitare che i russi o comunque chiunque potesse visualizzare le informazioni in tempo reale sul traffico e quindi poi desumere, monitorare un po' gli spostamenti delle persone, quindi dei civili che stanno scappando. Argomento interessante, anche se in realtà purtroppo forse non basta, ma è anche soprattutto un gesto. Di gesti si sta parlando, ma se i gesti cominciano a diventare diversi, sicuramente un impatto, come dicevamo qualche caffettino fa, il digitale e il mondo della cyber war impatta nella vita quotidiana, no? Prendete l'esempio di Elon Musk che ha deciso di dare gratuitamente il proprio servizio di connessione satellitare per gli ucraini. Ora, da capire come un ucraino in questo momento può recuperare una parabola che funziona, è tutto da capire poi l'operation, l'attività. In questo caso invece è proprio un asset molto più veloce, più rapido, no? Cioè tu non vedi fondamentalmente se c'è del movimento. Ecco, quando arriveremo probabilmente a selezionare gli utenti a cui arrivano alcune informazioni rispetto che ad altre, ecco, quello potrebbe essere un asset in più, un passaggio in più, magari lo vedremo tra qualche tempo. Per esempio, in questo caso Google Maps per tutti non è visibile il traffico, ma se io sapessi in anticipo se tu sei un ucraino che sta scappando o un russo che sta attaccando, potrei far vedere due visualizzazioni diverse, no? Per assurdo, un po' alla hacker, un po' diciamo così film futuristico, potremmo mandare persone da in posti sbagliati o in posti giusti se sono invece le vittime. Insomma, c'è molto da ragionare per il presente ma anche per il futuro, per questo impatto della tecnologia sempre più importante. Se avete poi novità, indicazioni, app, piattaforme che stanno in qualche maniera cambiando un po' le sorti del conflitto, stanno in qualche maniera facendo un gesto come questo di Google Maps, segnalatemelo dove? Su chiaramente il mio canale Telegram, Mario Moroni Canale, oppure sui miei social, Mario Moroni mi aggiungete, in particolare LinkedIn e Instagram, oppure ancora sul mio sito mariomoroni.it, per cui magari settimana prossima facciamo un'altra puntata su questo, andiamo a recuperare un po' di informazioni utili anche per scoprire che cosa ci riserva il futuro. Domani super giornata perché lancerò il mio Patreon, ovvero la piattaforma su cui si può supportare i creator indipendenti. Io faccio questo passo per sovvenzionare, per supportare, per aiutare le 6 puntate a settimana originali che trovate sui canali podcast. Potete farlo chiaramente grazie a Patreon, ma ve ne parlo domani. Oggi vi auguro una fantastica giornata, io sono Mario Moroni e questo è il caffettino.